Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mite, Messie di GTA Sant'Andreas. Il caso che andremo a trattare oggi è il caso dell'auto fantasma. Oggi ci troviamo precisamente in questo luogo, dove sarà possibile vedere più, sia una ma anche più macchine fantasma. Dopo che avremo visto tutte le auto, vi darò una spiegazione logica a tutto. Ecco la prima. Come potete ben vedere, questa auto è danneggiata e si è mossa da sola. La possiamo anche tranquillamente usare. Qua ce n'è un'altra. È possibile anche vedere una terza macchina. È possibile vedere anche una terza macchina fantasma che adesso vi andrò a mostrare. La terza macchina fantasma si trova precisamente in, un attimo, dovrebbe essere in questo luogo. Oh, che cavolo. Anzi, no, si trova qui, si trova qua, scusate. Mi sono sbagliato io. Ed è questa di qua. Quindi quel punto che ho messo è sbagliato, scusate, ma ho commesso un errore alla fine. Ora, molti di voi si stanno chiedendo, ma queste macchine si potranno riparare? Ebbene, a quanto so, non si possono riparare. Ci rivediamo fra poco, che raggiungo un paese spray per mostrarvi che queste auto non si possono riparare. Eccoci arrivati al paese spray. Come avete potuto notare, l'auto si è riparata in parte perché cioè ho sbattuto anche con la macchina e quindi si è riparata un pochettino, ma non tutta però. Come potete vedere, la macchina non si ripara del tutto. Adesso vi darò una spiegazione anche logica al fatto della macchina che si è messa a camminare da sola. Basta che la macchina è messa in pendenza, basta spingerla un poco ed ecco che la macchina può camminare anche da sola. In questo caso, in questo punto, la pendenza è davvero poca, però se c'è un punto con più pendenza, il risultato si vede anche di più. Adesso vediamo se posso mostrarvi una zona migliore.
No, qua non è possibile. Vediamo se qua ci riusciamo. Ecco, avete visto? Tutto ciò è spiegato. Ovviamente, la Rockstar Game ha anche spiegato il fatto perché la macchina andasse da sola ed è un bug che comunque hanno messo gli spawn un poco buggate, quindi ciò ha causato che le macchine camminano da sole. Motivo per cui vengono chiamate auto fantasma. L'unica cosa spiegabile è il fatto che le auto non si possono riparare completamente. Forse è anche un fattore che ha messo anche Rockstar Games nel gioco stesso. E niente, possiamo dire che questo caso ovviamente è da sfatare. Se avete notato qualcosa di strano, ovviamente in questo video non può esserci stato nulla di strano. Comunque, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.